Una maratona lunga 10 ore per discutere e decidere della campagna dei vaccini in Toscana. Il Consiglio regionale affronta così i nodi e le polemiche seguite ai ritardi per i più anziani e ad alcune situazioni ancora da chiarire. Alla fine il Consiglio decide due cose, conferma la fiducia all'assessore alla sanità Bezzini e istituisce su proposta della Lega la commissione speciale, leggiamo, per il sostegno, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale, ma dice no alla commissione d'inchiesta che invece volevano altre opposizioni. La nuova commissione si affiancherà dunque a quella permanente per la sanità e le politiche sociali. Non sarà un suo clone, ma molti suoi membri saranno gli stessi, sia i promotori che i consiglieri della maggioranza che la votano, spiegano, ragionando, che non ci saranno in alcun modo sovrapposizioni. Restano aperti alcuni interrogativi sull'esito di questa lunga e impegnativa lotta al virus. Sia l'assessore che il presidente Giani ripercorrono le fasi che hanno segnato nella nostra regione le vaccinazioni, con un dubbio che riguarda però le forniture, spesso in ritardo, sempre comunque insufficienti. Prima delle valutazioni politiche diverse, inevitabilmente da gruppo a gruppo, i dati e l'analisi dell'assessore prima e del presidente della giunta dopo. Cominciamo dalle parole di Bezzini, che parla per quasi un'ora a mezzogiorno prima degli interventi dei consiglieri che tra un attimo ascolteremo. Bezzini dà una valutazione positiva della campagna vaccinale, fissa due date limite, il 25 aprile per la prima dose almeno a tutti coloro che hanno più di 80 anni e il mese di maggio per raggiungere nel complesso il 30% della popolazione. Alla data del 7 aprile sono state superate le 800.000 vaccinazioni. La Toscana certo è in ritardo nella fascia di età 80-89 anni, ma è prima per quella oltre i 90 anni e ai primi posti per quella tra 70 e 79 anni. E proprio nella giornata di mercoledì le vaccinazioni sono state circa 30.000. Non è il momento di dividerci, conclude l'assessore, prima di lasciare spazio ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Dopo il lungo dibattito tocca al presidente Giani, che per prima cosa conferma la propria personale fiducia all'assessore. Per le sue caratteristiche, la sua capacità, ha la mia fiducia e al Consiglio dico che per me è l'assessore che con il lavoro svolto e con le prospettive che gli ha indicato è giusto, forte e serio che continui nel suo lavoro. L'incertezza, continua Giani, dipende anche dai ritardi delle forniture. Le regioni su questo possono fare poco. Noi riusciamo a fare vaccinazioni e cosa è la nostra macchina, ve l'ho detto, nella misura in cui arrivano i vaccini e quindi che siano in Moderna esclusivamente dedicati agli estremamente vulnerabili, che siano i Pfizer esclusivamente dedicati agli anziani, noi operiamo sulla base di quelli che sono i vaccini che ci mandano. E le regioni hanno poche responsabilità anche sulla scelta delle categorie da vaccinare per prime. Sono quelle della scuola, della sanità e anche della giustizia, secondo le indicazioni che erano arrivate da Roma. Il problema delle forniture viene evidenziato poche ore dopo, anche durante la seduta della Commissione Sanità. A quel punto, ed era giovedì 8 aprile, era previsto l'arrivo di 94.000 dosi di Pfizer, forse 10-11.000 del nuovo Johnson & Johnson, ma non vi erano certezze sui numeri di AstraZeneca e Moderna. In più ci sono anche le nuove prescrizioni per lo stesso vaccino di AstraZeneca. Sugli over 80 valgono invece le rassicurazioni di queste settimane e i medici e gli infermieri degli hub chiusi per mancanza di dosi potranno aiutare adesso i medici di famiglia per vaccinare i più anziani. Per gli estremamente fragili, altra categoria a rischio per il Covid, la Toscana a metà settimana era arrivata a 40.000 somministrazioni. È molto importante ora la sfida per gli estremamente fragili, che le persone estremamente vulnerabili che qui sono state citate. E noi vi dico, abbiamo ormai raggiunto con anche quelli che abbiamo vaccinato oggi, sostanzialmente la soglia dei 40.000 soggetti estremamente vulnerabili. Ma vediamo nel dettaglio come si è articolata la seduta e soprattutto ascoltiamo i commenti dei consiglieri di tutti i gruppi. Primo capitolo, la mozione di non gradimento, ossia di sfiducia all'assessore alla sanità. La proposta parte dalla Lega ed è condivisa da tutti i gruppi di opposizione. Noi pensiamo che il tempo perso purtroppo non torna indietro.
E in questi mesi abbiamo perso tempo prezioso per vaccinare le persone vulnerabili e i nostri over 80. Ecco, i dati che vediamo a livello nazionale purtroppo non riusciremo a recuperarli, ma non riusciremo perché la campagna vaccinale è stata totalmente sbagliata. La responsabilità di questo è ovviamente Vigiani e Pezzini. Quindi noi pensiamo tuttora che ci sia bisogno di un assessore con più competenze e che abbia più forza anche nelle scelte per portare avanti una campagna vaccinale che fino ad oggi è stata disastrosa. Come si dà la svolta secondo voi? Ma la svolta si dà facilmente se iniziamo ad individuare quelle persone che devono essere vaccinate in via prioritaria, ma ce lo dice il governo, gli anziani e le persone più fragili. E ovviamente mettiamo in campo la struttura della sanità e anzi voglio ringraziare tutti coloro che non solo all'interno degli ospedali combattono, continuano a combattere il virus per noi, ma anche tutti quelli che si sono messi a disposizione per vaccinare. Nessuna attenuazione del giudizio negativo neppure dopo la lunga esposizione in aula di Pezzini, nessuna marcia indietro su una richiesta politicamente forte, insomma il primo atto di questo genere della nuova legislatura, non certo dal centrodestra. I numeri dicono che sugli over 80 la Toscana è 10 punti percentuali al di sotto della media nazionale. I numeri dicono che la Toscana tra il 26 di novembre, il momento in cui i medici di famiglia si erano già dati disponibili a inoculare i vaccini, fino all'11 di febbraio, quando poi in realtà la Toscana e i medici di famiglia hanno trovato un accordo per dare i vaccini agli over 80, sono passati 77 giorni, nei quali sono morte 650 persone che forse avremmo potuto diversamente salvare. E l'assessore Pezzini ci racconta invece di una Toscana dove le vaccinazioni vanno a gonfie vele. Neppure i 5 Stelle arretrano, l'attacco non è personale, spiega la capogruppo prima ancora del voto, ma Pezzini non ha più il gradimento di nessuna parte dell'opposizione. L'assessore Pezzini sconterà questa sfiducia in quanto è a capo, è l'assessore alla sanità, ma sappiamo bene, ci vuole onestà intellettuale di riconoscere che è un intero sistema che ha fallito. E per quanto mi riguarda, io credo che in questo momento l'assessore sia il gestore di decisioni che probabilmente non del tutto sono state prese da lui. Quindi significa che in realtà sono in molti in questo momento che dovrebbero essere sfiduciati. Va sfiduciato appunto un sistema intero che dovrebbe ripartire. Per ripartire avrebbe secondo me bisogno di una trasversalità di forze e di interlocutori che possano intervenire e che possano soprattutto cercare di collaborare per presentare qualcosa di migliorativo rispetto a quello che si è fatto finora. Non sembra però attualmente negli interessi o nelle priorità della giunta che sta governando. La maggioranza invece fa quadrato e anche se alla vigilia Italia Viva sembrava aver aperto un varco e aver messo dei distinguo rispetto all'azione di Pezzini, Scaramelli, che nella passata legislatura, lo ricordiamo, era il presidente della Commissione di Sanità, interviene così. Non era il momento di accusare l'uno o l'altro, era provare a fare meglio. La Toscana è una regione importante, deve migliorare i livelli di vaccinazione e sono convinto che questo supporto, maggioranza e opposizione messi insieme a dare un contributo, io vorrò dare... mettere a disposizione anche la mia esperienza, le capacità, le conoscenze che ho maturato negli anni da Presidente di Commissione di Sanità, potranno dare mano e sostegno, e... perché poi non basta ringraziare tutti i giorni gli operatori sanitari, bisogna fare del nostro, bisogna organizzare meglio, fare meglio e cercare di fare veloci, perché dobbiamo uscire da una pandemia, saper uscire bene da una pandemia mediante una vaccinazione di massa consente di riaprire prima le scuole, di riaprire prima le attività, di tornare a una vita normale e soprattutto di affrontare un'estate serena lasciandosi alle spalle la pandemia. Quindi ecco, io credo che sulla vaccinazione si gioca tanto del futuro di tante persone, non tanto il futuro del destino dei politici toscani, quanto il futuro del destino di tanti cittadini. E su questo ho chiesto di mettersi, di fare un passo indietro anche alla maggioranza, di fare un passo avanti all'opposizione e provare a lavorare insieme. E credo che insomma che l'atto del Consiglio regionale che io avevo proposto sia stato approvato, credo che sia un atto importante che veramente segna anche un cambiamento, un metodo nuovo per lavorare insieme. Grazie. Che la cosa si risolva da un lato con la conferma di Pezzini e tuttavia la concessione della commissione speciale proposta dalla Lega lo si capisce già a metà del dibattito, quando in TV interviene il capogruppo del Partito Democratico. L'assessore Pezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere. La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione e sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Inoltre, per quanto riguarda
le proposte che sono state fatte oggi in Consiglio, noi diciamo no a strumenti che servono solo per la propaganda politica, come le commissioni d'inchiesta e per le strumentalizzazioni. Diciamo sì invece a strumenti come alla commissione speciale che allarghi la partecipazione e dia la possibilità a tutte le forze politiche di essere parte per portare un contributo, per dare suggerimenti, per fare il monitoraggio necessario. Questo è il momento di unire le forze per dare ai toscani la risposta che merita. Eppure, fa notare Marco Stella di Forza Italia, dietro a questo voto, sia la commissione speciale no alle dimissioni di Bezzini, dovrebbero esserci lo stesso delle conseguenze politiche forti. Con l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta, di fatto la sanità toscana è stata commissariata. Il voto in consiglio regionale è stato palese ed unanime. Si è detto, in Toscana le cose sulla vaccinazione non hanno funzionato. Guardate, pensate che soltanto un over 80 su 5 è stato vaccinato. Soltanto 2 toscani su 10 della popolazione complessiva hanno avuto la prima dose. E ci continuano a dire che è andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Ci sono ancora i super fragili che stanno aspettando, ci sono ancora tanti malati che non riescono a vaccinarsi, ci sono tanti over 80 che non riescono ancora a fare una prenotazione. E soltanto in 15 giorni il sistema della prenotazione è cambiato 3 volte. Oggi in Toscana arrivare ad avere un vaccino è più difficile che vincere al Gratta e Vinci. Per questo abbiamo chiesto ed abbiamo ottenuto che si facesse da un lato chiarezza su quello che è successo, sulle tante cose che in Toscana non sono andate bene, ma dall'altro come Forza Italia porteremo in quella commissione le nostre proposte. Il Consiglio regionale ha detto in maniera forte e chiara che in Toscana le cose non sono andate, lo hanno detto anche le forze politiche di maggioranza, credo che oggi assessore e presidente della Commissione Sanità dovrebbero trarne le conseguenze e scrivere la loro lettera di dimissione. Sulla commissione, dopo la seduta, interviene anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, al microfono di Telegram Ducato. Abbiamo deciso di costituire una commissione speciale per aiutare, per affiancare, per lavorare insieme anche alla Giunta e portare ancora di più le voci che arrivano dal territorio. Sarà composta da 6 membri di maggioranza e 4 membri di minoranza e vedrà tutte le forze politiche presenti all'interno, con un unico obiettivo: fare in modo che i cittadini possano avere risposte più rapide ancora sul piano della vaccinazione. Non è tempo di polemiche, è tempo di vaccinare, di vaccinare, di vaccinare. Non teme sovrapposizioni da Presidente del Consiglio, dico, tra le due commissioni, quella permanente per la sanità e questa nuova che nasce adesso? No, non ci saranno sovrapposizioni per 2 ordini di motivi. Il primo, noi dobbiamo lavorare sulla sanità a 360 gradi, non lo dico da tempo, non pensare solamente all'emergenza. Ed è per questo che nelle prossime settimane, insieme al Presidente Sostegni, lanceremo questo grande momento di confronto sulla sanità in Toscana con tutti gli operatori, con il mondo del sociale, con le cittadine e i cittadini della Toscana. Quindi da un lato ci sarà questo lavoro e dall'altro invece ci sarà un lavoro di analisi continua sul tema delle vaccinazioni. Questa commissione avrà il compito ogni 15 giorni di portare l'avanzamento del proprio lavoro in Consiglio regionale per fare in modo che tutti i colleghi siano coinvolti. E così siamo al secondo tema, la nascita della nuova commissione, appunto, che resta una cosa distinta da quella d'inchiesta che era stata proposta dai gruppi di Fratelli d'Italia e, con motivazioni diverse, Movimento 5 Stelle. Diciamo, per fare un'inchiesta ci vuole che sia successo un fatto ben specifico, e come tutte le inchieste si fanno eventualmente alla fine. Nel mentre siamo in una guerra non si fanno le inchieste, si lavora tutti insieme per migliorare il piano vaccinale e per avere più vaccini. I consiglieri di Fratelli d'Italia tuttavia non ci stanno e attaccano fino all'ultimo istante di questa seduta fiume la commissione speciale. Dicono non è la risposta adeguata. Sarà una commissione che servirà ad insabbiare tutto quello che non è successo fino ad oggi. Quindi penso che più chiara di così: inchiesta contro insabbiamento. Quindi mi sembra abbastanza facile da spiegare. Ha sbagliato la Lega a chiederla? Non lo so, sono tutti, vedo una grande unità di intenti in aula, forze di maggioranza, di opposizione, tutti convinti di lavorare insieme. Prima si chiede la sfiducia dell'assessore, poi un minuto dopo si fa la commissione per lavorare tutti insieme. Io credo che la posizione di Fratelli d'Italia sia quella più chiara e lineare di tutti.
Noi stiamo all'opposizione di chi ha gestito fino ad oggi il piano vaccinale. Se volete dialogare con noi da ora in poi e aprire una nuova fase, prima dobbiamo indagare su quello che non ha funzionato fino ad oggi. Come dicevamo, anche i 5 Stelle volevano la commissione d'inchiesta, anche se alla fine votano per l'istituzione di quella speciale. La commissione, così come lanciai io la proposta un mese fa e che è stata contenuta all'interno dell'atto di Fratelli d'Italia, ma in parte anche quello della Lega, ha uno scopo ben preciso, così come la intendo. Cercare di indagare su cosa non ha funzionato nel sistema, nella pianificazione vaccinale, per correggerlo e riprogrammare tutto. Questo in stretto contatto con tutti i portatori di interessi, operatori sanitari, ospedalieri, extraospedalieri, medici di base, la giunta, tecnici, governo, giunta, tutte le forze politiche, in modo da fare un lavoro condiviso e soprattutto che sia scientificamente valido per quello che ci aspetta. Quindi da una parte indagare sì, perché è necessario anche individuare le responsabilità e le persone in capo alle quali sono quelle responsabilità, ma lo scopo è proattivo. Dobbiamo migliorare il sistema perché è l'unica cosa che davvero importa alle persone in questo momento ed è l'unica cosa che importa a noi come movimento. Per la capogruppo della Lega, la nascita della commissione speciale è un ottimo risultato politico. Montemagno è molto soddisfatta. Alla fine della seduta, erano le 10 di mercoledì sera. Sì, è più che altro una vittoria per i cittadini toscani, perché quello che pensiamo sia indispensabile ora è accelerare sui vaccini, è dare risposte a tutti coloro che ci fanno delle segnalazioni. Purtroppo fino ad oggi il Consiglio è stato estromesso da parte della Giunta per quanto riguarda le decisioni sulla vaccinazione. Noi spesso abbiamo letto sulla stampa quello che la Giunta decideva. Per noi era diventato inaccettabile. Quindi oggi, oltre alle dimissioni di Bezzini, che però ci sono state respinte, avevamo anche chiesto una commissione speciale proprio per vigilare sull'operato della maggioranza, ma anche per accelerare e portare a casa dei risultati che i cittadini ci chiedono. Ecco, questa commissione è stata approvata e speriamo che venga istituita al più presto, anzi chiederemo che venga istituita al più presto, proprio perché noi abbiamo voglia di lavorare. Fosse anche, se c'è la necessità di stare in commissione giorno e notte, noi non abbiamo problemi, ci staremo, perché pensiamo che sia giunto il momento anche da parte dell'opposizione di dare dei contributi, e credo che sia giunto soprattutto il momento che la Giunta ascolti anche l'opposizione. Abbiamo coinvolto anche 3 consiglieri molto attivi nella Commissione Sanità e al Presidente e al Vicepresidente abbiamo girato la domanda che certo in molti ora si fanno. Si sente un po' svuotato di competenze? Io ho chiesto che i membri della Commissione, per quanto ci riguarda, siano per il nostro partito gli stessi. Penso che il lavoro della nostra Commissione è stato un lavoro importante, riconosciuto da tutti, e quindi penso che ci sia la necessità di una continuità tra, per quanto almeno riguarda i membri della maggioranza, tra i membri della terza commissione e i membri della commissione speciale, perché il lavoro si deve integrare nonostante la forma. Poteva bastare la commissione sanità, di cui lei fa anche parte, perché non era sufficiente in questa fase? Allora, innanzitutto perché la commissione sanità non rispecchia tutte le varie anime del Consiglio, mentre la commissione speciale ovviamente deve tener conto di tutti, quindi devono essere inclusi anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che non sono presenti. Inoltre, la commissione speciale è una commissione deputata esclusivamente ai vaccini, mentre noi sappiamo bene che, o perlomeno io so bene da medico, che la medicina non è solo Covid e vaccini, e quindi per non ingolfare la Commissione Sanità, che deve comunque espletare tutte le sue funzioni di valorizzazione e di analisi delle problematiche sanitarie, ecco che abbiamo detto e chiesto la commissione speciale. I due intervengono anche sui ritardi per gli over 80 che hanno portato la Toscana agli ultimi posti in Italia qualche giorno fa. Ora c'è stata un'accelerazione, vedremo i risultati più avanti. L'assessore ne parla nel suo intervento, suscitando apprezzamento nella maggioranza e ancora qualche nota negativa e critica tra i rappresentanti delle opposizioni. Ha chiarito come il ritardo sugli over 80 sia un ritardo dovuto essenzialmente al tempo impiegato per organizzare questo,
questo tipo di vaccinazione, che però ora ci permetterà di recuperare molto di questo tempo e di finire insieme alle altre regioni. E io ho avuto anche modo di evidenziare come questo ritardo sostanzialmente rispetto alla media regionale si può quantificare in una settimana circa, su 40.000 dosi siamo indietro circa 40-50.000 dosi, quindi è le dosi che si riesce a inoculare in meno di una settimana, questo è il dato. Essendo invece i primi per vaccinazione del range tra 70 e 79, l'errore fondamentale che è stato perpetrato è stato quello di aver cercato di contenere il virus, quindi con una platea di vaccinati senza criterio, rispetto invece alla intercettazione delle problematiche che il virus poteva portare, perché il problema sono le morti. Se noi però lasciamo che questo virus arrivi con su patologie pregresse o su anziani, questo porta a una sepsi, e la sepsi porta alla morte. Terapia intensiva e morte. Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, non condivide la scelta della commissione speciale. Lui e gli altri consiglieri del suo gruppo dicono no. Perché non basta la commissione sanità, di cui peraltro lei è anche membro? Non basta perché sono successe troppe cose non chiare in questi mesi in Toscana, e quindi conseguentemente noi riteniamo opportuno che ci sia un'analisi più approfondita, senza processare nessuno in particolare, ma appunto facendo una commissione d'inchiesta per processare un sistema che non ha funzionato. La cosa più eclatante: i medici di base il 16 di novembre danno la loro disponibilità a vaccinare. Il primo vaccino inoculato dai medici di base è a febbraio. In quei 3 mesi che cosa è successo? Quindi pensiamo che una commissione d'inchiesta in maniera specifica possa dare risposte a queste e tante altre domande. Come mai le persone continuano a cliccare sul sito e non hanno risposte? I numeri telefonici sono sempre occupati, le persone fragili non trovano risposta a nessuno, non si sa se avranno l'inoculazione domiciliare oppure no, chi l'avrà, quando, insomma. Sono tante le cose da mettere in luce. Regionando torna naturalmente venerdì prossimo alle 21:15 circa, subito dopo il nostro TG della sera.